Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è Carmen che vi parla e state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Quella di oggi è la puntata numero 2 di questo podcast e, visto che la stagione Women NBA sta per iniziare, oggi andremo a parlare di una questione che tocca da vicino molte delle giocatrici della Lega. Come ben sappiamo, per anni i club russi sono stati il top dell'esperienza di gioco estero per quanto riguarda le star della Women NBA. Si sono formate delle super squadre, hanno dominato e vinto campionati, le giocatrici hanno ricevuto degli stipendi altissimi anche a 7 cifre e hanno ricevuto anche tutte le comodità che si addicono alle migliori cestiste professioniste del pianeta. Il problema è che da ora in avanti non sarà più così. Infatti, tra la questione Brittney Griner e l'invasione ucraina da parte della Russia, che ovviamente ha comportato ad una forte tensione tra gli Stati Uniti d'America e la nazione sovietica, per le giocatrici diventa difficile perché ci sono stati troppi ostacoli che le hanno impedito e le impediranno anche in futuro di tornare a giocare nel paese. Dunque, le domande che nascono spontanee sono tante. Innanzitutto, cosa succederebbe se tornassero a giocarci comunque in Russia? Secondo luogo, che cosa comporterebbe ciò per quanto riguarda la questione salariale e soprattutto dove potrebbero andare in alternativa. Ma prima di rispondere a queste domande, conviene analizzare un attimo quanto è successo finora nella nazione sovietica, che cosa ha comportato il presidente Putin a voler invadere l'Ucraina e soprattutto come si è conclusa l'avventura negativa che ha riguardato Brittney Griner e l'impatto che ha avuto sulla Liga. Partiamo dall'inizio. Il 24 febbraio 2022, nel cuore della notte, i carri armati russi sono entrati in Ucraina, attaccando da più direzioni. Da allora il governo russo ha intensificato la sua aggressione nei confronti della nazione ucraina, ma in realtà la crisi a cui stiamo assistendo non è scoppiata all'improvviso. Infatti la guerra tra la Russia e l'Ucraina non è effettivamente iniziata il 24 febbraio 2022, perché quel giorno ha soltanto assunto una nuova forma su più vasta scala, più feroce, più sfacciata. Ma in realtà deriva da un conflitto che è iniziato nel febbraio del 2014. Infatti, il 20 febbraio di quell'anno, i soldati russi hanno attraversato per la prima volta il confine di Stato ucraino per occupare poi la penisola di Crimea. Sappiamo benissimo che in realtà le guerre spesso scoppiano per ragioni molteplici e soprattutto contraddittorie e che ciascuno dei belligeranti cita la propria come motivazione cruciale. Dunque il conflitto russo-ucraino si incentra, potremmo dire, principalmente sullo status della Crimea e del Donbass. Sin dall'inizio di questo conflitto armato, fino poi alla fine del 2021, la situazione in quell'area in realtà non ha subito particolari cambiamenti, eppure lo scoppio di una nuova crisi fra i due paesi risale proprio alla fine del 2021. Infatti, a novembre di quell'anno, le tensioni sono cresciute all'improvviso con l'invio da parte della Russia di 100.000 soldati nell'area di confine. Di conseguenza, il governo ucraino, in accordo con gli Stati Uniti e con la NATO, ha alzato il livello di allarme per un possibile imminente attacco. Ne sono seguiti poi colloqui tra la Russia e la NATO, da cui però di fatto è rimasta esclusa proprio la stessa Ucraina. E la Russia ha avanzato richieste di garanzie e di limitazioni delle azioni NATO per quanto riguarda la regione, che includevano appunto il divieto di ulteriori allargamenti e soprattutto il ritiro delle forze da paesi che si sono uniti all'alleanza dopo il 97. Un blocco di paesi che poi include buona parte dell'Europa orientale, dai paesi baltici fino ai Balcani. Dunque queste richieste sono state ritenute inaccettabili per i paesi coinvolti, con il rischio soprattutto di un particolare fallimento del processo diplomatico e politico. Il 22 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha poi avanzato una richiesta prima alla Duma di Stato e poi all'Assemblea federale per avere appunto i pieni poteri sull'effettuazione di operazioni militari all'estero. La richiesta è stata ovviamente accettata, accolta da entrambi gli organi, dando così a Putin purtroppo il pieno controllo delle forze armate russe, senza limiti di tempo, luogo oppure tipo di operazione militare. Dunque, nella prima mattinata del 24 febbraio 2022, una data che molti possiamo ricordare, Putin ha quindi annunciato un'operazione militare straordinaria nel Donbass e ha dato inizio all'invasione vera e propria del paese ucraino. Dopo un anno e mezzo, oggi, l'impatto economico, sociale e soprattutto umano di questo conflitto, già abbastanza catastrofico di suo, è destinato ad aumentare e le conseguenze sono imprevedibili e irreparabili per i diritti umani di milioni e milioni di persone. A questo si aggiunga poi anche la detenzione prolungata di Brittney Griner.
Facciamo un passo indietro. Il 17 febbraio del 2022 la giocatrice è stata arrestata in un aeroporto di Mosca perché l'autorità aeroportuale russa aveva rinvenuto nel suo bagaglio una quantità modica, in realtà meno di un grammo, di olio di hashish contenuto in delle cartucce ricaricabili per sigarette elettroniche. Una sostanza vietata in Russia perché il paese possiede, come sappiamo, leggi molto molto rigide sulle sostanze stupefacenti, sul possesso e soprattutto sul traffico delle stesse. La notizia dell'arresto purtroppo è diventata pubblica soltanto a marzo, dopo l'inizio dell'invasione ucraina da parte della Russia. Gli Stati Uniti avevano chiesto ufficialmente il rilascio della giocatrice, classificata come detenuta illegalmente, e accusando soprattutto la Russia di volerla utilizzare come pedina di pressione diplomatica e politica. La Grinder era stata incarcerata in un penitenziario di Mosca in attesa dell'inizio del suo processo. Arriviamo poi a maggio, gli Stati Uniti avevano reiterato il giudizio sulla detenzione illegale della giocatrice e l'autorità russa allungava fino a giugno i termini della sua prigionia. Il processo per possesso e traffico di sostanze stupefacenti è iniziato a giugno, quando il pubblico ministero aveva chiesto per l'atleta il massimo della pena previsto dalla legge, ovvero ben 10 anni di carcere. Durante le udienze la Griner ha in realtà ammesso il possesso di sostanze stupefacenti, ma un possesso in buona fede, citando proprio le sue parole. Si era scusata per l'errore commesso e aveva chiesto clemenza al giudice, in quanto i suoi avvocati avevano anche presentato un certificato medico rilasciato in Arizona che la autorizzava all'uso terapeutico dei cannabinoidi. Il processo avevano testimoniato appunto a suo favore il presidente Joe Biden e soprattutto alcune giocatrici delle Ekaterinburg, la squadra russa in cui Brittany Griner ha militato durante vari off-seasons dell'NBA, in particolare dal 2014 al 2021. In vista della sentenza, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, aveva proposto in via ufficiale al Ministero degli Esteri russo uno scambio di detenuti per la liberazione della Griner e soprattutto di Paul Whelan, un ex marine detenuto negli Stati Uniti da ormai un bel po' di anni. E per tutta risposta, il ministro per gli affari esteri russo, Lavrov, aveva chiesto come condizione minore il massimo riservo e la lontananza dai riflettori per le trattative che sarebbero state poi da condursi ai massimi livelli tra i due presidenti, quindi Biden e Putin. Già a maggio le agenzie di stampa russe, come per esempio la TASS, avevano fatto il nome dell'ex militare sovietico e trafficante di armi Viktor Bout come possibile pedina di scambio richiesta dalla diplomazia russa. Il 4 agosto il tribunale aveva condannato la Griner a ben 9 anni e mezzo di carcere per possesso e traffico di sostanze stupefacenti e, oltre ad una bella multa, in realtà di 1 milione di rubli, quindi $16,000 più o meno. L'appello era stato anche respinto a ottobre, il tribunale aveva riconosciuto alla Griner un leggero sconto della pena, quindi da 9 anni e mezzo a 8, non viene neanche così tanto, e ha poi chiuso il procedimento. E il 17 novembre l'agenzia di stampa russa Reuters aveva annunciato che la giocatrice era stata trasferita, come purtroppo si temeva, in una colonia penale femminile a Yavas in Mordovia. Notizia poi confermata anche dai suoi stessi avvocati. Ma la speranza, come sappiamo, è l'ultima a morire e quindi l'8 dicembre gli Stati Uniti hanno finalmente ricevuto la bella notizia del rilascio della giocatrice a seguito di uno scambio di prigionieri in cui era stato coinvolto appunto Bout avvenuto negli Emirati Arabi Uniti, in particolare ad Abu Dhabi. Ma torniamo un attimo a parlare del conflitto russo-ucraino, in particolare di sport, che è ciò che ci interessa. Il mondo dello sport si è schierato apertamente a favore dell'Ucraina e ha escluso la Russia e i suoi atleti dalla maggior parte delle competizioni internazionali, dal calcio fino all'atletica, per poi arrivare ovviamente anche al rugby e soprattutto al basket. Ma l'esclusione in diversi casi riguarda anche la Bielorussia, che sta appoggiando la scelta militare di Mosca, e questo è un dato da non sottovalutare. In particolare la UEFA e la FIFA, che sono le due massime organizzazioni calcistiche mondiali, hanno deciso di escludere tutte le squadre russe dalle proprie competizioni. Ciò significa che, oltre a non poter partecipare ovviamente alla Champions League e all'Europa League, dove erano in corsa lo Spartak Mosca e lo Zenit San Pietroburgo in particolare, la Russia non ha neanche potuto prendere parte ai mondiali del Qatar nel 2022. E precedentemente la UEFA aveva già deciso di spostare anche la sede finale della Champions League da San Pietroburgo a 20 km da Parigi. Quindi anche il Comitato Olimpico Internazionale si è mosso, che è poi il comitato che organizza appunto i giochi olimpici, paralimpici, campionati mondiali e anche coppe del mondo,
e tramite una nota ufficiale ha raccomandato alle federazioni sportive internazionali e ovviamente anche agli organizzatori di eventi sportivi di non consentire la partecipazione di atleti e funzionari russi o bielorussi alle competizioni internazionali. Laddove ciò non sia possibile con breve preavviso, per motivi organizzativi o legali, il Comitato Olimpico Internazionale esorta vivamente a fare tutto ciò che è possibile per garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte alle competizioni e rappresentare la Russia o la Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi saranno accettati solo se neutrali. Non dovranno essere inoltre inclusi simboli, colori, bandiere o inni nazionali. Così recitava proprio appunto la dichiarazione ufficiale. Inoltre il comitato ha deciso anche di escludere dall'ordine olimpico il presidente russo Putin e la Federazione Internazionale di Pallavolo si è unita alla protesta e ha deciso di spostare i mondiali maschili previsti in Russia. Mentre il comitato esecutivo della World Rugby ha proprio deciso di sospendere la Russia e la Bielorussia da tutte le attività internazionali. La decisione è stata presa tenendo a cuore gli interessi dei valori di solidarietà, integrità e rispetto del rugby. World Rugby rimane anche in contatto con i colleghi della Federazione Ucraina e ha promesso il suo pieno sostegno alla comunità di rugby del paese. Questo è il comunicato ufficiale appunto del comitato. Diverse tenniste ucraine avevano poi scritto e inviato lettere alle massime organizzazioni per sospendere la federazione russa e rifiutandosi ovviamente di sfidare di conseguenza poi tutte le atlete russe. Inoltre la Federazione Internazionale di Tennis aveva deciso di posticipare il World Tennis Tour che si sarebbe svolto in Ucraina e anche cancellato a tempo indeterminato tutti gli eventi che si sarebbero poi svolti in Russia. La World Taekwondo ha invece ritirato la cintura nera onoraria di Mono Dan che aveva conferito a Vladimir Putin nel novembre del 2013 e per solidarietà nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale ha deciso che non sarebbe stata esposta nessuna bandiera e non sarebbe stato neanche intonato l'inno nazionale russo o bielorusso agli eventi mondiali di Taekwondo. Infine, di comune accordo con l'European Taekwondo, non saranno ovviamente organizzati o riconosciuti eventi di Taekwondo in Russia o Bielorussia. Inoltre l'Euroleague Commercial Assets ha sospeso le squadre della Federazione Russa, sia dall'Euroleague Turkish Airlines, sia dall'Eurocup 7 Days. Infatti, dichiarazione, qualora la situazione non dovesse evolvere in maniera favorevole, tutte le gare di regular season contro squadre russe verranno annullate per configurare la classifica dei campionati, come possiamo leggere proprio nella nota ufficiale. Inoltre anche l'Euroleague Basketball ha annunciato di aver congelato la sua partnership di marketing con VTB Bank fino a nuovo avviso. Come dichiarato appunto, questa decisione cesserà, almeno temporaneamente, la presenza del marchio VTB Bank nelle competizioni dell'organizzazione. La Turkish Airlines Euroleague e la 7 Days Eurocup e la sua associazione con club, giocatori e allenatori di Euroleague ed Eurocup. Ma ora entriamo proprio nel vivo del discorso. Dunque, cosa succederebbe se le giocatrici Women NBA tornassero in Russia? Bene, al momento scegliere di firmare un contratto con una squadra russa o bielorussa significherebbe automaticamente essere escluse dalle selezioni per la Coppa del Mondo FIBA di fine agosto 2023 e probabilmente in realtà anche per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in quanto la partecipazione di squadre russe o bielorusse è ancora apertamente dibattuta. La Federazione Francese della Pallacanestro sostiene le sanzioni e le misure contro la Russia e la Bielorussia e ha già reso pubblico un comunicato stampa in cui è stato chiarito che i giocatori e allenatori legati a club russi o bielorussi ovviamente non potranno essere disponibili né per le prossime competizioni continentali europee né per i prossimi tornei internazionali. E anche la FIBA stessa, l'organo di governo di questo sport, ha sanzionato le squadre russe dalla partecipazione agli eventi internazionali. Fino ad ora tutti i giocatori e le giocatrici che stanno preparando l'Eurobasket e la Coppa del Mondo non hanno firmato con alcuna squadra che abbia sede in Russia o Bielorussia e devono impegnarsi a non accettare eventuali contratti neanche in futuro. Ciò potrebbe però essere difficile soprattutto per le giocatrici Women NBA che hanno dichiarato in maniera anche abbastanza uniforme di aver avuto esperienze positive giocando in Russia. Ad esempio Courtney Wonderslot, che è una veterana della Women NBA, ha contribuito a guidare le Chicago Sky nel loro primo titolo 2 anni fa, ma aveva l'obiettivo in realtà di concludere la sua carriera all'estero, proprio nell'Ekaterinburg, quindi una squadra russa, prima dell'inizio della guerra. E il bollettino di viaggio degli Stati Uniti glielo impedisce perché continua a designare la Russia al quarto livello tra i paesi in cui è opportuno non viaggiare in questo momento. Dunque,
Russia fuori discussione. E allora dove andare? Bene, per citare qualche esempio, Brianna Stewart, Jonquel Jones ed Emma Missman hanno ripiegato firmando con due club turchi, in particolare il Fenerbahçe e il Mersin, mentre la Wanderslot ha firmato con il club ungherese Sopron. Tutti e tre i club fanno parte dell'Euroleague della FIBA, da cui appunto le squadre russe sono attualmente bandite, e la Turchia è considerata dagli Stati Uniti come paese in cui esercitare una maggiore cautela, mentre l'Ungheria è considerato come paese in cui esercitare le normali precauzioni. Con Lekat fuori dalle possibilità, le giocatrici Women NBA hanno quindi dovuto trovare un club alternativo in cui potessero avere l'opportunità di giocare con e contro squadre di altissimo livello, ma in cui potessero comunque essere trattate come si deve. Dunque firmare con la Fenerbahçe aveva senso per Brianna Stewart, in quanto così non si trova troppo lontana dalla Spagna, che è il paese di origine di sua moglie, che quindi non si troverebbe troppo lontana dalla sua famiglia, mentre Sopron era la scelta più logica per la Wanderslot, per esempio, che ha ottenuto la cittadinanza ungherese nel 2016 e che verrà appunto accompagnata nel paese da sua moglie Ellie Quindley, che però in quel caso non giocherà. Però sono molte le ex giocatrici dell'ECAT in particolare che non sono sicure di aver avuto la loro ultima esperienza in Russia, o meglio che forse in realtà lo sperano. Ad esempio Emma Missman ha dichiarato: posso solo sperare che in futuro la Russia venga accettata di nuovo, perché la pallacanestro gli è davvero separata dalla politica e penso che meritino di mostrare il loro talento perché hanno dei grandi giocatori. Invece, situazione salariale, migliore o peggiore? Andiamo a vedere. Con i campionati francesi, spagnoli e turchi nel pieno della propria fioritura, le squadre russe che non fossero l'ECAT non hanno dominato il panorama del basket internazionale degli ultimi anni, perlomeno proprio in termini di qualità di gioco. E non c'è neanche il minimo dubbio che gli stipendi che la Stewart, la Jones, la Missman oppure la Wanderslot, che più ne ha più ne metta, percepiscono in Turchia e in Ungheria saranno poi significativamente minori rispetto a quelli che hanno percepito con l'ECAT, che essendo comunque una squadra russa, come tante altre, è sostenuta da grandi aziende che vengono poi controllate dagli oligarchi. Ad esempio la Jones aveva confessato che avrebbe guadagnato tutto il suo stipendio Women NBA, pari a $205,000 nel 2022, in un solo mese in Russia, e ha detto di aver subito una enorme riduzione del suo stipendio quando ha firmato con il Mersin, ma che sta ancora guadagnando comunque davvero molto bene. Gli stipendi turchi per le cestiste Women NBA, che giocano a un altissimo livello, possono aggirarsi tra i $300,000 e $400,000 all'anno, in quello che al momento è considerato un mercato in ribasso, mentre negli altri paesi pagano molto di meno. Inoltre il mercato è stato ulteriormente influenzato dalla scarsità di concorrenza, siccome le squadre russe possono competere solo a livello nazionale, come diciamo poco fa. E ora la privatization rule della Women NBA è un'altra grandissima incognita nel processo decisionale delle giocatrici in merito ai loro impegni all'estero. Nel caso in cui non sappiate di cosa io stia parlando, ve lo spiego subito. Mi riferisco ad una regola introdotta con l'intenzione di garantire che le giocatrici si dedichino alla Women NBA per tutta la durata della stagione, dando quindi la priorità al campionato statunitense rispetto a qualsiasi altro campionato estero. A partire da quest'anno, quindi, le giocatrici dovranno affrontare delle sanzioni che vengono previste proprio dalla Privatization Rule in caso di ritardo agli allenamenti Women NBA. Quindi si parte da delle multe e si sale di livello fino ad arrivare poi a delle effettive sospensioni anche per tutta la stagione. E ciò significa che le cestiste multate perderebbero il loro intero stipendio Women NBA. Ma con i grandi guadagni che si possono fare all'estero, a prescindere da ciò che accadrà con l'ECAT e nessun aumento massiccio degli stipendi Women NBA in un futuro prossimo, il fascino di giocare in Turchia o in Ungheria potrebbe essere ancora più forte per i migliori talenti Women NBA. A tal proposito, la commissioner Women NBA Katie Engelbert ha detto che il monte bonus per i playoff di quest'anno aumenterà a circa $500,000, quasi raddoppiando la cifra che ogni giocatrice riceverà per la vittoria del campionato. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni per le giocatrici per pagarle di più, ha detto proprio la commissioner, sottolineando l'impegno della Lega anche a raddoppiare gli accordi di marketing con le sue cestiste. Probabilmente quest'anno spenderemo circa $1.5 milioni per aiutare le giocatrici a far crescere il loro marchio personale, per elevare il marketing e per aumentare la Lega a commercializzare, perché si tratta di un'esposizione a tutto tondo. E anche se non è chiaro in realtà come le giocatrici soppeseranno i vantaggi finanziari di giocare all'estero rispetto alla potenziale sospensione
per un'intera stagione Women NBA, Lynn Engelbert ha detto che spera gli sforzi mirati della Lega per fornire ulteriori opportunità di guadagno possano invogliare più cestisti ad evitare ovviamente di firmare contratti con squadre estere. Penso che più riusciamo a far sì che le giocatrici collaborino con le aziende di sponsor e più riescono a commercializzarsi, più sponsorizzazioni otterranno, ha detto proprio la commissioner. E noi avremo delle giocatrici che avranno un reddito significativo in aggiunta al loro stipendio Women NBA. Tutto si svilupperà nei prossimi 2 anni, ma stiamo davvero facendo il possibile per rendere più conveniente per le nostre cestiste la decisione di rimanere con noi. E con questa nota di positività, potremmo dire, portata dalla commissioner Women NBA Katie Engelbert, direi di concludere questa puntata. Mi raccomando ovviamente di seguire tutti i nostri profili di NBA Passion e anche il profilo del podcast su Instagram, Facebook, Twitter e di leggere i nostri articoli sul sito. E noi ci vediamo alla prossima puntata.